Bentrovati con TG Architettura, iniziamo con un progetto. Continuano le sperimentazioni sulle cosiddette case energia zero, le ZEB Pilot House di Sonetta, realizzata nei boschi attorno alla città norvegese di Larvik, a sud-ovest di Oslo. È nello specifico un prototipo energia zero candidato al premio Mies van der Rohe 2015, tra le migliori architetture realizzate in Europa negli ultimi 2 anni. Pensa Daniele, un grattacielo interamente rivestito di verde. È ciò che verrà realizzato dall'architetto Vincent Callebaut. Sorgerà entro il 2016 e sarà l'Agora Garden, ossia, come dicevo, il grattacielo sostenibile rivestito da verde pensile che sorgerà nel cuore di Taipei. Il grattacielo di 20 piani è una struttura a doppia elica che si snoda attorno ad un nucleo centrale fisso, alternando la filosofia ecologica ad una struttura del design molto particolare. Veniamo ad un evento che si svolge in Italia, è stata inaugurata Detail Architecture Scene and Section presso lo spazio Guido Nardi della Scuola di Architettura del Politecnico, siamo naturalmente a Milano. La mostra è visitabile fino a fine febbraio, è il risultato di una ricerca che ha coinvolto 50 studi di architettura che hanno inviato 3 o 4 sezioni di loro opere per un totale di circa 200 dettagli esposti in mostra. Anche la piastrella di ceramica ha voluto essere presente ad Expo e lo farà dal 1 al 10 maggio, alla Triennale, laddove un laboratorio ceramico mostrerà gli ingredienti che fanno parte, ma soprattutto che originano le piastrelle di ceramica. Quindi immagino, Daniela, di vedere un po' d'argilla, un po' di feldspato, un po' di quarzo. È come una cucina, infatti la logica è quella, far capire che un impasto ceramico somiglia molto a un impasto realizzato in cucina, perché poi il tema dell'Expo è quello, il cibo. In effetti sarà un vero e proprio laboratorio che mostrerà come nasce la ceramica e quali sono le analogie con il cibo, tema appunto dell'Expo. Nel prossimo video scopriamo il nuovo Daybed, un progetto dello studio Ramon Esteve.